Buongiorno a tutti, buongiorno a Davide Biocchi, noto, famosissimo trader e formatore di Directa Sim. Ciao, benvenuto. Ciao, ciao, un saluto a tutti quelli che ci seguono. Allora, io volevo parlare del future sul Bitcoin che esordirà al CME americano, ma prima, secondo te, perché un signore come Maduro in un paese con l'inflazione al 7000%, me la sono persa, la storia in Venezuela, vuole fare anche lui la sua criptovaluta? Beh, tipicamente perché la criptovaluta, avendo un numero limitato di pezzi, lasciami dire, cioè chiamiamola in questo modo per capirla facile, tipicamente non può che limitare l'inflazione. Voglio dire, è evidente che l'inflazione viene favorita dal fatto che Chiaro. se tu hai, come dire, la sovranità monetaria, se ti servono soldi li stampi, ma evidentemente questa roba crea un'inflazione mostruosa. Anche Si perché dice nessuno che si nella... fida della carta che gli stai dando. Esatto, si dice che nella Repubblica di Weimar, Ok. quel momento tra le due guerre in cui in Germania praticamente i prezzi diventavano miliardi di marchi, no? Un Lì uovo forse la 6 corsa miliardi. all'uscita. Un uovo costava 6 miliardi di marchi, sì. Esatto, si dice che all'uscita delle fabbriche, quando si riceveva, diciamo, il compenso, ci fosse la corsa, la spesa, perché i prezzi poi se no aumentavano. E La addirittura sera. qualcuno diceva, raccontava che il taxista, il prezzo, questa è una, ovviamente credo, come dire, una cosa gergale, ma dicono che il taxista, il prezzo della corsa, te lo dicesse alla fine e non all'inizio, perché nel frattempo l'inflazione lo faceva aumentare. Va bene, Quindi, intanto chi evidentemente. no, certo che okay, però intanto dico adesso vado a spanne 12.000 dollari circa un Bitcoin, che come è noto è una delle centinaia di criptovalute, la più famosa è tutto, 12.000, guarda, vado a spanne, ma siamo in un intorno che con 3 bitcoin ti porti a casa un bel chilo d'oro vero, perché l'oro è sui 35 al grammo vabbè, in Sì. euro, però insomma in dollari, grosso modo, grosso modo, tu ti presenti e dici, ecco qua 3 bitcoin, te ne vai con un lingotto di un chilo, nelle Ma tasche. vedi, Era impensabile. la cosa particolare del Bitcoin, più il fatto che insomma possa quanto sia la sua reale comparazione con l'oro, secondo me è chi presumo che questa intervista potrebbe rimanere lì appesa nel web per un po' di tempo. E che magari chi ci sta ascoltando tra un po' di tempo potrebbe vedere il Bitcoin a 20.000 o a 30.000 o anche a 3.000 e nessuno si stupirebbe, cioè rischiamo, dicendo i valori di oggi, di risultare assolutamente superati, ma il problema è che non sappiamo da che parte, nel senso che c'è una tendenza chiaramente a salire ora, però ci sono anche degli step che secondo me potranno dirci di più. Io credo che l'ambizione di un investitore in queste criptomonete, Bitcoin in particolare, diciamo, possa essere quella che valutato e rivalutato, ma in realtà il Bitcoin poi possa trovare un po' più di stabilità. E Vedremo, qualcosa, secondo me, accadrà che potrà aiutarlo va a bene, va raggiungere bene. questa Poi stabilità. comunque se con un bitcoin ti danno un intero chilo d'oro, ne riparliamo. Per Assolutamente, il voglio momento dire. fammi capire, perché tu sei stato a Chicago, giusto? Hai anche Io sono stato, contatti, fammi sì, io capire su sono questo stato a future come Chicago, la vedi. sì, sono stato a Chicago, devo dire anche una bella storia perché proprio un dirigente del Chicago Mercantile Exchange mi ha invitato a visitare il pit che tra l'altro adesso è stato in parte ridimensionato. Credo che alle grida siano rimaste solo le granaglie, quello che loro chiamano grains. Io l'ho visitato, ancora c'era molta attività alle grida. Ed è stato un vero piacere, anche perché non è proprio una cosa che tutti possono fare, insomma, e quindi sono stato molto contento. Detto questo, diciamo che In future. adesso a Chicago esattamente verrà quotato per la prima volta un future che ha proprio come sottostante il cambio tra Bitcoin e dollaro. Questa è una realtà abbastanza significativa. E allora cominciamo a vederci un po' più chiaro. Dunque, il cambio tra Bitcoin e dollaro, per esempio, una domanda che uno potrebbe farsi è: ok, quindi vuol dire che se porti la scadenza ti danno i Bitcoin? No, la regolazione è in valuta dollaro. Quindi se tu lo porti a scadenza, secondo come se sei long o short, comunque vieni rimborsato, diciamo così, Lo puoi anche in valuta. tradare C'è la tutti i giorni liquidazione. Esattamente, lo dieci puoi tradare volte, tutti i giorni. no? Sì.
Ma soprattutto c'è una cosa interessante, e cioè che quale sarà il controvalore, il valore nozionale di questo strumento derivato? Beh, il suo valore sarà 5 bitcoin, quindi qualche seduta fa ti avrei detto che sarebbe valso 40.000 dollari, oggi dobbiamo dire che ne vale più di 50.000, ok? Quindi diciamo 60 che, quasi in dollari, 60. Sì, esattamente. Quindi, nascerà il famoso mini future su Bitcoin, perché poi è così. Buttiamoci anche... Con questo contratto, loro partono per ora con questo contratto, e però questo è una cosa interessante perché c'è una variabile da non sottovalutare, cioè per la prima volta ci sarà la possibilità per un investitore su un mercato molto robusto, molto tradizionale come il Chicago Mercantile Exchange, che lo ricordiamo è la borsa merce futures più grande del mondo, insomma adesso sono giganteschi, ci sarà la possibilità di anche di vendere questo contratto futures, quindi fare due cose: o coprire un portafoglio in bitcoin, intendo dire, io credo che il proprietario, come dire, colui che ha proprietà di bitcoin, in alcuni casi, anzi direi in molti casi, ha comprato i bitcoin per motivi che vanno un po' oltre il fatto dell'investimento in sé. C'è chi li ha comprati perché crede nella filosofia dei bitcoin, c'è chi li ha comprati perché in qualche modo si sente così anche un po' partecipe di questo contesto dei bitcoin, e quindi soprattutto anche stimolato dal fatto che lo vede salire di valore, e questo aiuta, bisogna essere sinceri, però io credo c'è qualche milionario in più in giro, c'è qualche milionario in più in giro, ma la voglia di vendere i bitcoin, che poi però dopo magari li hai comprati a 100 dollari, oggi valgono 12.000 dollari, poi però se li vendi li ricompri a 11.000, 10.000, se va bene. Cioè, l'investitore del bitcoin non è un investitore che fa trading tendenzialmente, ma è un investitore che è più... Ma quindi tu pensi che potrà servire a coprirsi questo future? Allora, io dico che se uno è, come dire, avvezzo all'uso di questi strumenti, dovesse arrivare un momento in cui effettivamente la quotazione del bitcoin dovesse sembrare anche esagerata, perché oggi si parla di bolla speculativa ma non si sa dove va a finire, potrebbe anche essere, come dire, se noi ci confrontiamo con quello che è successo al Nasdaq nel 2000, siamo chiaro, 2000, chiaro, cioè, non si sa, non assoluto, si o siamo nel 98, chi lo sa, la bolla non è cominciata nel 97, che sia un po' di, ci sia un po' di bolla speculativa, mi sembra. Ecco, però anche il Nasdaq ha detto che farà il suo contratto, cosa succede? Succede che la finanza tradizionale, con gli strumenti tradizionali, sta creando un contesto che secondo me aiuterà a calmierare il valore del Bitcoin, perché il Bitcoin, secondo me, io credo che oggi tutti quelli che sono miners, che in qualche modo estraggono questi Bitcoin, e ne debbano magari vendere l'80% anche di più per ripagarsi dei costi di produzione. Chiaro. Quindi c'è una lettera sui bitcoin che arriva dai miners, che magari, che ne so, dopo tutta l'attività, se ne rimane uno sono anche contenti, perché hanno dei costi, costa l'energia, tu stesso sai di me l'esperienza convissuta, diciamo, di questa attività. Allora cosa succede? Posso anticipare che uscirà un'intervista a un minatore al prossimo numero di Forbes Italia. Secondo me questo oggi è la lettera su Bitcoin. Mentre se uno difficilmente l'investitore di lungo periodo li monetizza, ok? Perché poi se no non li ricompra più, e quindi gli dispiace. Cioè, proprio come mi piacerebbe farlo, ok? D'accordo. Allora cosa succede? Il future ti offre, e tutti gli strumenti della finanza ti offrono la possibilità di coprire il portafoglio. Va qualcuno fino, magari anche appunto per andare short. Questa roba diventerà lettera presente nei circuiti, e a quel punto bisogna capire. Vedremo. Senti, siccome il tempo stringe, ti faccio un'ultima domanda, e cioè, uno in Italia ci ha sentiti, ci ha visti, finalmente si è deciso a comprare un po' di bitcoin. Domanda, deve avere, secondo te, 60.000 dollari da mettere sul future di Chicago? Poi sappiamo che ci sono altri prodotti in Italia, non facciamo nomi, ma insomma,
A parte comprarsi questi bitcoin sui vari exchange da Malta a Londra a Shanghai, come fa in Italia uno che vuole avvicinare questa cosa? C'è una grandissima differenza. Io credo che se uno vuole investire in bitcoin, supposto che questo sia il momento giusto, personalmente nutro qualche dubbio, ma la mia è un'opinione, ok? Se uno vuole investire, io credo che debba agire creandosi un wallet e comprandosi dei bitcoin. Quello classico. Se invece vuole fare trading, allora credo che il Ciccio sul Simi sia lo strumento perfetto. Senti, una curiosità, ma io devo alzare il telefono e chiamare Chicago? O qui, e non è uno spot, ma proprio è un'informazione tecnica, uno chiama diretta e trova? Cioè, vorrei dirti, senza prima o poi aggiungerà la lista di se non aderente, diciamo, vabbè, aggiungerà la lista, sì, sì, no, no, per carità, poi ci sono già Banca Bink, certo, che dice che c'è un ETN, altri, cioè non era proprio tecnica come domanda. Ma io credo che il future sia veramente lo strumento più trasparente. Va bene, perché in assoluto altri strumenti sono cartolarizzazioni dei va bene, va bene. Senti, siccome ci sarebbero da dire mille cose su Bitcoin Cash, Bitcoin Gold, Ethereum, per Ethereum, ma anche quella lì che hanno fatto la criptovaluta a 20 banche per la blockchain, eccetera. Allora facciamo così, io intanto dico che ti si può sempre vedere e ascoltare sulla Ciccio Economy, tu dovresti convincere il nostro ciccio amico Giacomo Valente. Ma noi abbiamo già fatto la nostra criptovaluta, dobbiamo aggiornarla prima di fine anno, bisognerà aggiornarla quella roba, vale meno del bitcoin, no, perché qualcuno, anche perché io ti faccio vedere una cosa che no, eccola qua, aspetta, la telecamera, eccolo qua, il bitcoin. Questo è quello cinese, però. Questo è quello cinese, 3 euro, però pensa, lo metti sotto l'albero, fai un figurone. Fino a che gli amici non capiscono che è un pacco, fai un figurone. Sì. Con 3 euro. Sembra che quello lì siano circa 12.000. Vabbè. Secondo me un vero truffatore in strada, un 5.000 lo tira su. Qualche imbecille che ci parla, non comprate bitcoin per strada, va bene? No, bitcoin solo col wallet. Ciao, grazie a Davide Biocchi, trader di Direct Assim e tante altre cose, arrivederci, alla prossima. Alla prossima, un saluto a tutti.